piazza per dire no all'Enasarco e al doppio versamento a fini previdenziali. A Napoli, sit-in e sventolio di bandiere della FIAIP dinanzi alla sede della Camera di Commercio per continuare la battaglia contro un ente previdenziale integrativo che vuole cooptare tutti gli agenti immobiliari nella propria sfera. La mobilitazione, che ha anche previsto un dibattito sulle problematiche della contribuzione, vuole puntare a sensibilizzare l'opinione pubblica su un tema già al centro di inchieste giornalistiche e interrogazioni parlamentari bipartisan. Il disegno di Enasarco sulla questione, secondo il presidente nazionale della FIAIP, Paolo Righi, produrrebbe un aumento della tassazione per gli agenti immobiliari, perché è l'unico ente in Europa, e forse nel mondo, i cui contributi non vengono ricongiunti all'INPS. Gli agenti immobiliari, che già pagano l'INPS, si troverebbero obbligati a pagare una previdenza integrativa e poi, nel caso dovessero cambiare mestiere, perderebbero tutti i contributi versati. Siamo in un'impasse normativa provocata da Enasarco e da FIMA, Confcommercio e ANAMA, Confesercenti, che mette la nostra categoria sotto un problema veramente grave, cioè quella di essere tassata o multata da vari enti che giustamente, seguendo le normative, potrebbero tassarli per tutto. Allora l'Enasarco si ritiri, Confcommercio e Confesercenti pensino a come armonizzare la normativa e eventualmente vengano da FIAIP e ci presentino una proposta. Allora si può aprire un tavolo di discussione. Su questi termini noi non ci stiamo e quindi continuiamo la nostra campagna. Enasarco, no grazie.